per me la riforma Bonafede va mantenuta a tutti i costi. Ministro Cartabia, il nostro sostegno. La riforma della giustizia arriva in Consiglio dei Ministri e il nodo prescrizione manda in tilt la maggioranza. Ecco la ministra Cartabia che arriva a Palazzo Chigi per proporre in Consiglio dei Ministri le sue soluzioni sulla riforma. Il testo della ministra passa in consiglio senza difficoltà, torna la prescrizione e i 5 Stelle, sempre più divisi fra governisti e contiani, bevono l'amaro calice. La seduta viene sospesa solo quando Forza Italia e i renziani si oppongono alla mediazione fra ministra e pentastellati che prevede tempi più lunghi per i reati contro la pubblica amministrazione. Un processo giusto deve avere la difesa e l'accusa sullo stesso piano, e senza riforma della giustizia poi non arrivano neanche i soldi del recovery plan. Quindi il ponte fra renziani e centrodestra si fa sempre più solido. Non ci sono progetti comuni, non ci sono, ho letto, ricostruzioni fantasiose sul Quirinale, su altre robe, no. Però ogni tanto gli capita di dire qualcosa di giusto, capita a tutti. A chiudere la partita ci pensa Mario Draghi. Il testo rimane quello deciso dalla ministra, taglia corto il premier. Vabbè, ma il governo deve giustamente cercare in qualche modo di spingere perché si faccia in fretta, non è che possiamo aspettare le calende greche, questo è evidente. Per i pentastellati i tormenti non sembrano più avere fine. Oggi inizia l'udienza preliminare che potrebbe mandare a processo il figlio di Beppe Grillo e i suoi 3 amici accusati della presunta violenza sessuale su 2 ragazze in Sardegna nel 2019. Nel frattempo i partiti iniziano ad arrotare i coltelli in vista del 23 luglio, quando la legge delega sulla giustizia passerà in Parlamento. Se si pensa che ammazzando un processo si possono risolvere i problemi della giustizia, siamo da un'altra parte del mondo, siamo su un altro pianeta.